Per la storia numero 7 ci serve il più grande di tutti, Muhammad Ali, the greatest. È uno sportivo straordinario che ci serve però oggi non attraverso la sua fisicità, ma attraverso la sua genialità. E cosa un po' meno nota, che lui fosse un grande poeta, anzi una specie di rapper, o forse un freestyler, il primo forse, perché era capace di farsi ispirare da quello che lo circondava per poter comporre e recitare delle poesie, e lo faceva lì, live, in quel momento, spesso per prendere per i fondelli i suoi avversari, prima di metterli KO sul ring, ma in altri contesti più ufficiali, istituzionali, per ispirare le persone. Contesti come quello che ci racconta questo giornalista, si chiama George Plimpton, racconta di un momento in cui, pensate, siamo negli anni 70, metà degli anni 70, Muhammad Ali, pugile, nero, viene invitato a tenere un discorso ispirazionale ai laureandi di Harvard, una delle più prestigiose università degli Stati Uniti. Muhammad Ali non si fa spaventare dall'altezza del compito, accetta, va, fa un bellissimo discorso sulla difesa del diritto allo studio, poi a un certo punto qualcuno però dalla platea gli chiede una cosa speciale. Change the world and make it a better place. And it was moving and it was funny at the same time and a great roar of appreciation at the end of it. And then someone shouted out, "Give us a poem." And everybody quieted down. Now the shortest poem in the English language, according to Bartlett's quotations, is called "On the Antiquity of Microbes," and the poem is "Adam Haddam." It's pretty short, but Muhammad Ali's poem was "Me Hui." Two words. I wrote Bartlett's quotations and I said, "Look here, that's shorter than Adam Haddam. You want to put it in?" And it stands for something more than the poem itself. Me Hui. What a fighter he was, and what a man. Sì, che combattente, che uomo straordinario e che regalo meraviglioso che ci fa oggi. Una poesia di due parole, la più breve mai scritta. È un riflesso, letteralmente, c'è qualche cosa che parla del singolo, dell'individuo, che si riflette in qualche cos'altro, che invece ci dà la dimensione di un'identità collettiva. È esattamente quello che ci serve oggi, in questo momento. Lo sforzo individuale messo a disposizione di un'identità collettiva. E tutto andrà bene per noi, we Italians.